E con Daniele Riso andiamo ad analizzare questa importante vittoria, la prima vittoria in esterna, è arrivata finalmente anche per voi, ma forse vi ha sbloccato quella della settimana scorsa e questa è stata veramente la consacrazione, la conferma. Sì, è stata una partita molto dura, però ce la siamo fatta e questi 3 punti continuano il nostro cammino per un ottimo campionato. Ci stiamo allenando abbastanza bene, dopo le prime 2 partite un poco giù, stiamo uscendo bene, con molto allenamento e stiamo dando molta grinta per la società e per tutti. Riso, ultima battuta prima di lasciarti andare ad abbracciare anche i tuoi compagni per questo successo. Il Minturno ha raggiunto la sua forma ottimale o manca ancora qualcosa? Siamo ancora diciamo, all'80%, ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando abbastanza bene in settimana, ora dobbiamo continuare in questo cammino. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare bene, e poi vediamo che i risultati arrivano, basta che si lavora bene. Catapultato, diciamo, in questa categoria regionale, però insomma cerchi anche te di farti spazio e soprattutto anche oggi non è andata bene, però una Connect che tra l'altro comunque stava andando bene, 2 vittorie consecutive, peccato per voi quest'oggi, viene praticamente violato il campo di casa. E niente, hai detto tutto tu. Posso dire soltanto che l'avversario oggi in alcuni tratti ha dimostrato di avere qualcosa in più. Soprattutto noi venivamo dall'impegno di Coppa di martedì, la vittoria di sabato aprile e poi subito l'impegno ravvicinato. Diciamo che in una settimana abbiamo svolto 3 partite. Oggi il mister si è trovato senza una o due pedine molto importanti della squadra e niente, diciamo è andata male, però Ecco, non è tutto da buttare, insomma. non è tutto da buttare, anche perché Assolutamente. quello che è stato fino ad adesso, se andiamo ad analizzare questo piccolo cammino, partiti male, sconfitti a Roma, poi 2 vittorie importanti, però insomma non è che vi avevano proiettato in alto, ma sicuramente avevano Tre, trovato aggiungo quella di Coppa, insomma, esatto, con aggiungiamo un'ottima anche. squadra come il Divino Amore, che Ecco, avevamo quindi. dominato nettamente nel primo tempo e poi ci siamo fatti recuperare sempre perché in questo periodo, insomma, accusiamo un po' di lacune a livello mister, a livello, insomma, di organico. C'è tempo quindi tranquillamente per Ma dimenticare questa sinceramente, sconfitta, ma subito rialzare la testa. sì, sicuramente, sicuramente dobbiamo seguire il mister, che è un mister molto importante per la nostra categoria e lo seguiremo come stiamo facendo e già da sabato cerchiamo di metterci alle spalle questa sconfitta.